una espressione in particolare del passo del Vangelo di Matteo che abbiamo appena ascoltato, vorrei che possa illuminarci questa sera e accompagnare questa nostra preghiera. Voglio offrirvi questa semplice riflessione. Il mistero del Giovedì Santo di Gesù non si esaurisce nel perpetuare il memoriale della cena, per quanto immenso sia il valore di quella cena. Ma intimamente uniti ad essa ci sono anche ulteriori momenti, fondamentali passaggi, che vanno rivissuti questa sera allo stesso modo, con la stessa intensità da ciascuno di noi. In modo particolare i Vangeli ci ricordano il passaggio della preghiera straziante di Gesù nel Getsemane. Ricordate quando Gesù stesso chiede ai suoi discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo, di essere svegli, pregate con me. E poi ancora l'evento significativo di estrema rottura, il bacio di Giuda. Ancora immediatamente dopo l'arresto. E dopo l'arresto la notte, l'ultima notte terrena vissuta da Gesù da carcerato, condannato a morte. In realtà i Vangeli quasi sorvolano a proposito di questa notte. Il Vangelo di Matteo parla poi dopo di un processo a Gesù portato da Pilato all'alba. Quella notte sembra quasi essere coperta, misteriosa. Eppure è stata una notte importante, molto significativa nell'esperienza della vita di Gesù. Non so se qualcuno di voi ha avuto già la grazia di visitare la Terra Santa. Alcuni luoghi probabilmente sono proprio quelli che in qualche modo sono stati testimoni silenziosi di quella ultima notte di Gesù. Ci sono delle carceri proprio nei pressi del Pretorio, dove probabilmente Gesù ha vissuto, proprio sulla Via Dolorosa, dove Gesù ha vissuto quella ultima notte. Ed è una notte, dicevo, particolarmente significativa. Sembra quasi subito dopo l'arresto, quando si ha la percezione che il tempo si velocizza, precipitano le cose, proprio i passaggi del Vangelo sono così veloci che quasi, ecco, ci danno la possibilità di entrare in tutto quello che accadde in quelle ore, in quegli istanti. E si compie ciò che in qualche modo era stato preparato già e che noi tutti abbiamo vissuto nelle ultime settimane della Quaresima, quando continuamente si parla di coloro che cercavano delle prove, che cercavano il modo per mettere le mani addosso a Gesù. Questo cerchio che si va a stringere sempre di più, sempre di più. Gesù che è braccato, che è inseguito. Poi finalmente questo progetto diabolico si realizza. Gesù che con un'espressione si rivolge a Giuda, con un bacio tradisci questa amicizia. Subito dopo Gesù viene condotto in questo luogo, prigioniero. È un momento importante, perché è il momento nel quale Gesù sembra quasi che ritrovi una sorta di sosta, di pace, prima del grande passo, prima che tutto sia compiuto. E Gesù, ecco, in qualche modo questa sera ci abbraccia tutti e probabilmente, ecco, ci dà questo onore in questo luogo di vivere quelle ore importanti della sua esistenza, con lui un po' di ripassare, di rivedere sotto i suoi occhi, nella sua mente, le immagini, le persone, le esperienze, le gioie, come anche le sofferenze che lui ha vissuto in tutto l'arco della sua esistenza. E poi soprattutto quella condizione così estrema, il fatto che ormai è in trappola. Non ci sono più vie di uscita, c'è solo una direzione, quella che lui stesso ha accettato sin dall'inizio, ha accolto nel Getsemani quel suo grido, quel calice, ma sia fatta la tua volontà.
rivolgendosi al Padre suo. Ebbene, questa realtà di Gesù carcerato ci dà la possibilità in qualche modo anche di capire come quella sera non accada per caso nella vita di Gesù. C'è un'espressione nella quale lui stesso, ed è quella che abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo di Matteo, quando dice «ero carcerato e siete venuti a trovarmi». Ecco, quella frase assume una forza simbolica, profetica, proprio questa notte. «Ero carcerato e siete venuti a trovarmi». Ci sono tante espressioni che lo stesso Padre Pio utilizza rivolgendosi a Gesù e Eucaristia e lo chiama proprio il divin carcerato, a sottolineare anche le notti, le ore, le giornate in cui Padre Pio ha goduto di questa presenza, lui con Gesù carcerato, lui insieme con Cristo, preparandosi per la sua prova, per il suo sacrificio, per la sua totale donazione. Ecco, questa sera però, anche questa espressione, vogliamo quasi capovolgerla. Vorrei capovolgerla in questo modo. È come se in qualche modo Gesù dicesse a ciascuno di voi: siete carcerati e sono venuto a trovarvi. E questa parola, prima di tutto, vorrei, ecco, che fosse rivolta a coloro che di fatto davvero vivono la condizione del carcere. Ecco, noi sappiamo che tanti seguono la nostra TV dalle carceri. Lo sappiamo con certezza. Ci sono tanti fratelli, tante sorelle che talvolta quando escono dal carcere vengono a raccontarci questa cosa e ci dicono quanto anche questa preghiera che viviamo, che celebriamo su quest'altare, in questo santuario, sia di grande conforto anche per coloro che vivono questa condizione così, così brutta, così grande sofferenza. Ebbene, ecco, il primo pensiero va proprio a loro. È come se Gesù in qualche modo questa sera pronunciasse delle parole per loro, da questa chiesa, da questo luogo, e dicesse: guarda, fratello carcerato, tu che porti con te solo la tua coscienza, anche magari tanti macigni per i pensieri, per le cose brutte che hai compiuto, per le lacrime che hai fatto versare, per le sofferenze, per le ferite che hai procurato, ferite che talvolta non si rimargineranno mai più. Ecco, tu che porti sulla coscienza tutto questo, sappi che questa sera il tuo compagno di cella è Gesù di Nazaret. Solo lui può darti la possibilità di capire che c'è ancora una possibilità per te, che la tua vita non è finita, che tu non sei semplicemente un condannato, uno che ha sbagliato, che non sei condannato a non amare più, a non avere più nessuna speranza. Ecco, Gesù la prima parola, la prima visita questa sera la fa proprio a ciascuno di loro. E poi credo che la faccia a tutti coloro che sono sì carcerati, ma ingiustamente. Ci sono tante persone, talvolta anche la cronaca ci racconta, anche quella più vicina a noi, anche dei giorni passati, ci sono tanti uomini, tante donne che vivono purtroppo ingiustamente l'esperienza del carcere, semplicemente perché sono così fedeli ai loro ideali, magari proprio religiosi. Quanti cristiani sono in carcere a causa della loro fede? Quanti uomini anche per ideali politici o comunque per il bene della società? Semplicemente per esprimere liberamente un loro pensiero, che è un diritto fondamentale di ogni uomo. Ebbene, tante persone vivono questa esperienza, addirittura si sottomettono anche, rischiano anche la morte, in tanti luoghi, non lontanissimi da noi. Bene, anche per loro, Gesù, il giusto, l'immacolato, colui che ha sofferto per l'umanità e che ha vissuto questa esperienza bruttissima del carcere, della privazione, della libertà, che è un diritto fondamentale di ogni persona, come non può questa sera essere accanto a queste persone, a sostenerli, a incoraggiarli, a consolarli. E poi un pensiero particolare a tutti coloro che sono incarcerati nel proprio corpo.
Talvolta la malattia, la sofferenza è molto peggio del carcere e comunque si rimane, per così dire, entro quattro mura, giorni e giorni, notti e notti. Magari al di là della porta il mondo scorre, anche i propri familiari, gli amici. Talvolta percepisci che anche persone che si dicevano così vicine, così importanti, non hanno tempo. Ho introdotto questo momento di preghiera con quella espressione, no, di Davenia. Non abbiamo tempo. E poi dopo la sofferenza, la malattia ci ferma, ci inchioda, ci mette in carcere. Ecco, questa è un'esperienza. Conosco tante persone bellissime che vivono questa esperienza, che ci seguono attraverso la televisione, in modo particolare attraverso il lockdown che abbiamo vissuto, un po' tutti abbiamo vissuto l'esperienza del carcere, ma queste persone ancora di più. Ecco, anche per loro un abbraccio, anche per loro una preghiera di consolazione. Gesù che questa sera promette una visita speciale. Siete carcerati e vengo a trovarvi. E poi un'ultima categoria, potrei dire, un po' di carcerati, che considero tutte quelle persone che hanno fatto tutto da solo, che si sono un po' incarcerate, magari mettendo una dopo l'altra, affilando tante scelte sbagliate, forse per accontentare gli altri, ma mai dando rispetto e valore a quello che era nel loro cuore, nella loro mente, nei loro sentimenti, ecco, che era la loro vocazione. Tanti che sono prigionieri, potremmo dire, nella loro stessa vita e che forse si chiedono: come ho fatto ad arrivare fin qui? Come è stato possibile questa cosa? No? Talvolta immagino il carcere un po' come quelle mosche che vengono rapite, no, nella rete del ragno. Ma come abbiamo fatto a trovarci in quella situazione? Ecco, vedete, questa esperienza si può leggere in tanti modi nella vita. E questa sera, lo ripeto ancora una volta, è Gesù che dice: siete carcerati, forse avete vissuto questa esperienza, non ultima, l'esperienza proprio del peccato. Padre Pio utilizzava delle espressioni, i legacci di Satana, siete intrappolati, come quei topi che rimangono sulla colla, no? E ora, come si torna indietro? Intrappolati. È l'esperienza più brutta che nella vita possiamo fare. Allora Gesù dice che davvero lui ha questa capacità questa sera di farci una visita. E sapete, questa visita è una visita che in qualche modo si esprime e si realizza proprio nel mistero della Eucaristia. Io avrei voluto intitolare questo pensiero La porta e la finestra. Gesù è la porta. Che significa la porta? Significa che al termine della nostra vita, quella che noi chiamiamo la liberazione, il nostro esilio terminerà. Una volta accadrà questa cosa, al termine dei nostri giorni. Allora saremo chiamati a varcare quella soglia, la porta santa, la vera porta santa. E sarà il giorno in cui questo mondo, per quanto bello, comunque troppo piccolo per noi, sarà terminato. Allora è un altro giorno, è la Pasqua. Ma quella Pasqua che vivremo nella fede un giorno, tutti quanti noi, in qualche modo può essere anticipato da una finestra. Che cos'è la finestra? La finestra è quel varco che dà la possibilità alle nostre carceri, alle nostre celle, di far entrare la luce. Di fare entrare la luce, e la luce è importante. Immaginate un posto, un luogo, una stanza completamente al buio, è l'abisso, è la morte, è la paura, è il terrore. Ogni cosa ci può sembrare. Invece la luce, anche uno spiraglio di luce, dà il senso delle cose, della lontananza, della vicinanza, degli oggetti. Una luce, anche fioca, ci dà la possibilità di percepire il valore di questa vita. In questa piccola stanza nella quale tutti noi siamo, questo che possiamo chiamare il nostro carcere. Ma soprattutto, ma ancora di più, ci dà la possibilità di capire e di sapere con certezza che oltre questa stanza c'è una luce, c'è un mondo, c'è l'infinità.
E c'è una espressione, credo che sia di Saint-Exupéry, non ne sono sicuro, che dice così: l'amicizia non è tanto il fatto di guardarsi negli occhi, di riflettere uno nella vita dell'altro, quanto piuttosto quella di essere una finestra spalancata verso l'orizzonte per la persona che amiamo. Una finestra spalancata verso l'orizzonte. Ritrovo in questa espressione tutto il valore, la potenza dell'amicizia di Gesù e soprattutto la bellezza dell'Eucaristia. L'Eucaristia è proprio questo anticipo della Pasqua, di quella liberazione. È questa ondata di luce che ci dice tutto sommato che è vero, la nostra condizione è limitata. Ognuno di noi porta con noi una sofferenza, ognuno di noi una piccola catena la porta addosso, la nostra voglia di libertà, di realizzazione, i nostri sogni, sono sempre qualcosa che talvolta ci fanno davvero soffrire perché non riusciamo mai a raggiungerli nella pienezza. E questo è così per tutto il resto della nostra vita. Ma quella finestra ci dice che è Cristo stesso, che l'Eucaristia ci dice: guarda, per ora accontentati della finestra, che non è poco. Poi arriverà la porta, quella porta che ci introduce in quell'orizzonte che oggi solo possiamo guardare, ammirare dalla finestra, ma che un giorno sarà nostro. Allora, proprio a partire da queste suggestioni, ho pensato davvero anche alla bellezza della santità di Padre Pio. Padre Pio è stato veramente una finestra per tanti che avevano perso la speranza. Ci sono tante immagini, anche video, che lo ritraggono in modo particolare proprio mentre alza l'ostia o mentre prega, anche in questa chiesetta, non so se avete visto, no? L'impressione che danno quelle immagini è proprio uno che sta guardando l'orizzonte. Ma che vedeva Padre Pio? E cosa vedevano quelle persone che sin dalle prime ore del mattino dietro quella porta si assiepavano e volevano a tutti i costi contemplare con lui, affacciarsi alla finestra dell'immenso, dove si poteva contemplare Dio? Che cosa hanno vissuto magari i vostri nonni, i vostri genitori, tante persone, tanti sacerdoti, i nostri confratelli, che ormai pian piano anche loro passano da quella porta? Ecco, questo è in qualche modo quello che sentivo di comunicarvi questa sera in questo luogo. E poi, ecco, naturalmente, se Padre Pio, che si è affacciato da quella finestra e che poi dopo, quasi, come dire, era così somigliante a Gesù, che lui stesso ha comunicato quella finestra, è un po' la vocazione di ciascuno di noi, proprio quella dell'amicizia, se vogliamo, in senso lato. Noi tutti siamo chiamati ad essere delle finestre nelle prigioni dei nostri fratelli. Padre Pio lo è stato, possiamo esserlo noi. Forse in modo particolare dovrebbero esserlo i sacerdoti. Questa sera il ministro provinciale ha ricordato che stiamo vivendo la vigilia dell'ordinazione sacerdotale di Fra Giuseppe e di Fra Claudio, che fanno parte di questa comunità. Ecco, come non rivolgere per loro anche questo augurio, quello di essere una finestra luminosa, spalancata, perché attraverso di loro tanti fratelli, tante sorelle che si sono e che vivono l'esperienza del dolore del buio possono ritrovare la speranza. Ecco, mi auguro che chi vi incontra possa davvero incontrare Gesù, possa essere inondato di quella luce. E poi, ecco, chiediamo al Signore questa sera in modo particolare, ancora una volta, la preghiera per noi stessi, per le nostre povertà, per i nostri limiti, per tutte quelle volte che anche noi abbiamo perso la speranza e che forse involontariamente abbiamo chiuso quella porta, quella finestra, quelle imposte. Forse abbiamo rifiutato il Signore. Abbiamo preferito consolarci nei nostri pensieri cattivi, nelle nostre tristezze. Ecco, che il Signore ci perdoni per questo e ci dia la possibilità con Gesù domani mattina di ritrovarci rinfrancati, pronti per affrontare una giornata nuova, per affrontare la nostra prova e perché possiamo fino alla fine essere degni della vocazione che abbiamo ricevuto.